La terza volta che inizio questo video perché noto sempre qualcosa fuori posto. Dovremmo esserci riusciti, siamo qua. Allora, prime pagelle di Coppa Italia. Prime pagelle di Coppa Italia del 2021, essendo stato il primo turno. L'abbiamo superato con successo, come da pronostico, come da, non lo so, sulla carta era una roba del genere, dovevamo passare. Mi dispiace essere passato, se vogliamo, con i supplementari disputati. E dopo aver subito una rimonta, dato che eravamo andati in vantaggio 2-0, non siamo stati bravi a mantenere il risultato. Allora, prima di tutto buon football, qui sotto in descrizione, perché la sfida con l'Inter, il big match con l'Inter si avvicina. Oggi è il 14, dobbiamo arrivare a domenica. Oggi è giovedì, insomma, non manca tanto. Quindi tutte le informazioni su OneFootball e anche tutte le informazioni di mercato, perché proprio il Genoa può essere quella squadra lì che poi entra in contatto con la Juve per fare tutte le operazioni, lo sappiamo. Cioè, Mallo un super minestrone di roba e quindi OneFootball, per non perdervi nulla. Faccio una premessa. Quella di ieri sera non è stata la Juventus. Ieri sera non abbiamo visto la Juventus. Io ho visto tantissime persone arrabbiate. Ma non penso che ci si possa arrabbiare per la partita di ieri sera. Si può sottolineare che ancora una volta la Juventus fa fatica a mantenere un risultato. Ancora una volta la Juventus si espone a delle fragilità difensive, nonostante l'ottima posizione nella classifica dei gol subiti della Juventus. Ci sono sempre delle piccole disattenzioni, sempre nei momenti in cui la squadra riesce a prendere gol così, in un lampo. Però ieri sera è stata la Juventus di Dragosin, la Juventus di Wesley, la Juventus dei ragazzi, dai, del titolare di Portanova stessa, che è partito dal primo minuto. Non è stata la Juventus di Dybala, di Ronaldo, di De Ligt, di Cuadrado. No, non lo è stata. Cioè, non lo è stata, non era la Juventus titolare. Quindi io capisco il fatto di non essere mai contenti di vedere un blackout all'interno della squadra che tifiamo. Però, ragazzi, essere arrabbiati secondo me è eccessivo. Abbiamo visto che addirittura il Bayern Monaco è riuscito dalla Coppa di Germania, però non penso che ci siano così tante critiche. Bene, viene da anni di super successi anche a livello di Champions League, l'ultimo, il triplete di qualche mese fa. Però il calcio è sempre fatto così, e soprattutto quando inserisci all'interno di un contesto come una partita di Coppa Italia, nella Juventus, dei ragazzi, bisogna avere il coraggio di inserire i ragazzi in questi contesti. Io delle due elogio Pirlo e dico a Pirlo che è stato veramente bravo a fare una roba del genere, perché siamo sempre lì che li vogliamo i giovani. Poi quando ci sono i giovani non ci va bene che sbaglino. E vabbè, sbagliano quelli con esperienza, sbagliano i campioni. Figuriamoci se non possono sbagliare i giovani. Quindi le pagelle saranno un po' così. Perché sicuramente mi dispiacerebbe dare delle insufficienze. Ecco, diciamo così. Partendo da Buffon, il voto minore che darò oggi è 6 meno. E a Buffon glielo do. Perché secondo me, sul secondo gol, un pelo di colpa ce l'ha. Poteva far meglio. Poi parleremo anche del fatto che il tiro probabilmente non doveva partire. Ma secondo me un piccolissimo, una piccolissima percentuale di colpa di Buffon c'è, e l'ho detto anche ieri sera in live. Qualcuno, anzi, tanti, quasi tutti mi avete detto di no. Io nella mia testa faccio fatica a dire davvero di no, perché quel tiro probabilmente non è imprendibile, per come ragiono io. Poi ripeto, non sono un portiere. Comunque, se non è colpa sua, il voto è 6 perché non ha fatto chissà quali parate. Ma secondo me una piccola percentuale di colpa di Buffon c'è sul gol, sul secondo gol subito. Bellissimo, tra l'altro, però una piccola percentuale di colpi di Buffon c'è, quindi 6 meno. Parliamo di Dragosin. Dragosin gli voglio dare 6 e mezzo per l'impatto, per la gestione del pallone. Ha gestito veramente bene il pallone, ha toccato tantissimi palloni. Non dimentichiamoci che questo è un ragazzo che si è aggregato alla prima squadra, ma è giovanissimo, ha le prime esperienze, aveva già fatto un debutto in Champions League, mi pare di ricordare, ma non possiamo assolutamente paragonarlo a giocare un'intera partita, 90 minuti più la mezz'ora di tempi supplementari, quindi più di 120 minuti disputati. E secondo me ha fatto una buona partita, quindi gli voglio dare 6 e mezzo di incoraggiamento e mi piacerebbe rivederlo nel corso della stagione, dato che secondo me dietro siamo un po' corti con la coperta e questa può essere l'occasione giusta per inserire in organico un altro giocatore delle giovanili. E questa era l'idea iniziale dell'Under 23, mettiamo Pirlo in Under 23 perché può portarci già in prima squadra dei giocatori pronti, non per essere titolari ovviamente, ma per l'impatto come riserva, come subentranti nel corso della stagione. Pirlo poi è diventato l'allenatore della prima squadra, ma questa cosa di lanciare i ragazzi ce l'ha. Ce l'ha già fatta vedere tantissime volte in questa stagione. Portanova, Frabotta, lo stesso Dragusin.
questi sono i risultati e sono cose che sicuramente fanno piacere, almeno personalmente mi fanno piacere. In un momento in cui non ci sono soldi, un momento in cui bisogna rifondare, un momento in cui bisogna investire tanto sui giovani, perché sono quelli lì che poi un domani ti diventano campioni, non devi andarli a pagare 50, 60, 80, 100 milioni di euro, te li sei fatti in casa, sono già tuoi, ci hai di proprietà, gli schieri, titolari, e gli dai l'opportunità di sbagliare. Quindi Dragusin mi è piaciuto molto, devo dire la verità. Poi c'è Demiral, che secondo me ha fatto una partita da 6, nulla di allucinante, nella norma sarò più largo con i giovani, diciamo così, e un po' più stretto magari con i giocatori della Juventus veri e propri, perché la partita di ieri secondo me non è stata straordinaria, abbiamo fatto un buon primo tempo, poi nel secondo è calata l'attenzione da parte di tutti, quindi non posso colpevolizzare i ragazzi dell'Under 23, posso un po' bacchettare, se vogliamo, quelli della Juve prima squadra. Però Demiral ha fatto una partita onesta, secondo me, da 6. Invece ha fatto una buona partita a Chiellini ed era una buona cosa, perché Giorgione ovviamente ci manca, ma ve l'ho già detto tante volte, io non credo che Chiellini possa essere un giocatore potenzialmente titolare in questa Juventus, ma soltanto un giocatore che, quando c'è la necessità, quando c'è un buco, quando c'è un turnover, quando c'è un infortunio, quando c'è una squalifica, può mettere la sua esperienza a disposizione della squadra. Ieri ha fatto anche l'assist per Kulusevski, per il gol dell'1-0 di Kulusevski, quindi tanta roba. Dopo una bellissima sponda di Morata, un bellissimo lavoro di Morata a centrocampo a gestire il pallone, Giorgio va in verticale, Kulusevski fa gol per l'1-0. Quindi 6,5 per Chiellini, nostro capitano, è bello, sempre bello rivedere Giorgio tornare in campo. Poi andiamo a Wesley, che è l'altro giocatore a cui voglio dare 6-. Allora, partendo dal presupposto, mi è piaciuto. Quando ha la palla lui è molto propositivo, mi sembra anche abbastanza tecnico, forse è un giocatore al quale piace troppo toccare il pallone, stare sempre lì, fare mille tocchettini, e forse per il ruolo che ricopre non è nemmeno l'ideale. Poi magari può diventare un terzino di super spinta e può farsi una carriera su questa cosa qua. I terzini tecnici, lo sappiamo, sono molto ricercati sul mercato e sono anche soprattutto molto rari quelli veramente forti. In fase di copertura invece manca un pochino. Allora, io a Dragusin non me la sento di colpevolizzarlo sul primo gol subito, come vi ho detto secondo me è stata una buona prestazione, gli ho dato 6,5, è molta colpa di Wesley, Dragusin giustamente stringe quando va a fare la diagonale e poi va bene che ci si ritrova con Dragusin e Demiral sullo stesso uomo, però manca secondo me la diagonale fatta bene da parte di Wesley, che è un po' in ritardo e lascia Cisborra colpire il pallone e fare gol a Buffon, in maniera un po' troppo leggera, ecco, diciamo così. Secondo me era un po' in ritardo Wesley. Offensivamente, ok, a livello difensivo, a livello di scalate, no, però ripeto ancora una volta, è la prima volta che questo Cristo poveretto si ritrova nella Juventus, titolare nella Juventus, a 20 anni, fa una roba del genere, secondo me ci sta a prendere un gol di disattenzione per una scalata in cui due giovani non si intendono, o comunque un giovane in ritardo. E anche sul secondo gol, devo dire la verità, ok che Buffon secondo me ha le sue colpe, però probabilmente Wesley non riesce ad andare a coprire il tiro che fa partire il giocatore del Genoa. Lì doveva essere magari un po' più reattivo nel cercare di uscire su quel giocatore, perché aveva tutto lo spazio libero Melegoni di poter far partire il tiro, come è stato, e poi abbiamo preso gol. Quindi secondo me una piccola disattenzione c'è anche qua. Però dare un'insufficienza a un ragazzo del genere, cioè ai ragazzi in generale, mi sembra eccessivo. Se la Juventus ieri sera ha preso due gol, sono due disattenzioni singole, secondo me, di giocatori singoli, appunto, e giovani, se poi vogliamo escludere Buffon dal ragionamento, se quello che vi ho detto su Buffon prima è falso, ma non me la sento di dire, oh no, abbiamo preso due gol perché Wesley ci ha rovinato tutto, poraccio, no? Non è assolutamente il modo di approcciare, non è il modo di far crescere i ragazzi. Quindi 6-, buono in fase offensiva, meno buono in fase difensiva. Dovrà migliorare, ha tanti margini di crescita, questo senza ombra di dubbio. Allora, a me è piaciuto molto Arthur, voglio dare 6,5. Forse perché sono innamorato di questo giocatore, ma quando ha la palla io sono contentissimo. Un'altra cosa che mi rende contento è 90 minuti con il Sassuolo, 120 minuti con il Genoa, un giocatore che spesso invece Pirlo doveva dosare, centellinare, essere lì millimetrico, ma ha fatto tot minuti, no adesso lo togliamo, allora questa non parte dall'inizio. Due partite ravvicinate, tutte fatte, tutti i 90 minuti più i 30 supplementari, un giocatore che quando la palla è incollata al piede non gliela togli mai, un giocatore che va anche in verticale, perché l'abbiamo visto andare in verticale più volte, gli manca il lancio, gli manca l'apertura, se vogliamo, probabilmente non la svilupperà nemmeno mai, non è il classico regista, non è Pirlo, ecco,
non è Pirlo, ma secondo me è un giocatore veramente molto buono a dettare i tempi di gioco e tecnicamente eccelso, quindi a me è piaciuto, gli do 6,5. Do 6 a Bentancur, abbonato al cartellino giallo, è stato sostituito alla fine del primo tempo per Rabiot. Direi una gara pressappoco simile a quella di Bentancur e Rabiot, nessuno dei due ha fatto il partitone, ma non ha nemmeno fatto male, quindi il 6 per il compitino, una gara di Coppa Italia intermezzo per arrivare a giocare il big match con l'Inter, direi che tutti e due si meritano il 6, hanno fatto questa staffetta, poi vedremo chi partirà titolare, probabilmente non Arthur, dato che ha fatto queste due gare, vediamo come sarà il centrocampo, vedremo se ci sarà anche McKenny, vedremo un sacco di robe. Poi c'è Portanova, che è il terzo di centrocampo, anche qua ci siamo chiesti a un certo punto nel primo tempo, ma quanti palloni ha toccato Portanova, perché sembrava veramente non esserci mai. Gli voglio dare 6, il 6 di incoraggiamento, il 6 che devi dare comunque secondo me ai giovani, il 6 che ci sta, ripeto, Portanova come tutti gli altri al momento non è un giocatore da Juventus e probabilmente nemmeno un giocatore da Serie A, è un giocatore che deve essere fatto, che si deve fare e deve avere la possibilità di giocare a questi livelli, per farsi a questi livelli, quindi 6, onesto. Adesso il suo futuro dovrebbe essere davvero il Genoa, nell'affare che porterà Rovella invece alla Juventus, e di là invece Rovella mi ha ben impressionato, meno Scamacca, sono sincero, molto meno Scamacca. Rovella non mi è dispiaciuto, ha gestito secondo me molto bene il centrocampo, ha toccato tantissimi palloni là di là, e quindi 6 a Portanova. Poi abbiamo Bernardeschi, a cui anche lui do 6. Tra Chiellini e Bernardeschi nel primo tempo si passava da difesa 3 pura a Chiellini terzino, a Bernardeschi esterno a tutto campo, a Bernardeschi alto e Chiellini basso come terzino, quindi c'è stato un po' di gioco su quella fascia. Bernardeschi probabilmente deve giocare lì quest'anno con Pirlo se vuole giocare, poi vedremo se in chiave mercato potrà cambiare qualcosa, se Bernardeschi potrà essere una potenza all'uscita, giocatore che lo sappiamo non è un titolare, è una riserva, questo fanno le riserve, giocano in Coppa Italia in una squadra rimaneggiata e sicuramente una squadra che deve essere più scarsa rispetto a quella che è la Juve normale, quindi 6 a Bernardeschi, che non ha fatto né la prova della sua vita né una prova brutta. 6 insipido, un 6 insipido se vogliamo dire così. Poi abbiamo Kulusevski, anzi Kulusevski e Morata, in realtà abbiamo, li abbiamo insieme questi due giocatori. Il gol di Morata è bellissimo secondo me, un lancio lungo da dietro dalla difesa, Kulusevski con una semplicità atroce di prima, serve a Morata in area di rigore e ci fa segnare. Il gol di Kulusevski è altrettanto bello e Kulusevski è bravo a segnare, molto freddo a segnare. Kulusevski trascinatore vero e proprio della gara, ha fatto tantissime azioni bellissime, scatenato, non lo prendeva una volta, dovevano andare non a raddoppiare, non a triplicare, erano in 4 a volte su Kulusevski, che veramente quando strappa palla al piede là davanti, tanta roba. Poi addirittura si è sacrificato nel secondo tempo quando è entrato Rafià, è andato a fare l'esterno a tutta fascia destra, quindi mille moduli, mille ruoli per Kulusevski, che vedo molto meglio là davanti, vicino a un'altra punta, a dialogare, sempre loro due, Morata e Kulusevski, che sono anche una coppia, mi pare, di vedere complementare. Morata ha fatto tantissima corsa, tantissimo lavoro sporco, ha lottato, regista, è il regista offensivo, classico attaccante che ti fa il gioco offensivo e fa anche il regista. Mi è piaciuta come coppia d'attacco, si sono cercate, si sono trovati bene, soprattutto Morata ha fatto per fortuna tanti minuti dopo questo infortunio e si candida a titolare contro l'Inter insieme a Cristiano Ronaldo. Kulusevski nel bene e nel male, diciamo così, perché ha fatto tantissime belle azioni, ha fatto tantissime belle cose, ma ha anche sprecato tantissimo, si è mangiato, si è completamente divorato un paio di gol che doveva assolutamente fare. Infatti poi il portiere del Genoa oggi è esaltato perché ha fatto 1000 parate decisive, però Kulusevski ci ha messo del suo. Quindi tanta roba, ma anche tanti errori, e qua probabilmente deve migliorare il nostro culo. Però mi sento di dare 7 a tutti e due, secondo me è stata una bellissima prestazione dei due attaccanti. Poi passiamo ai subentrati. Abbiamo già parlato di Rabiot, parliamo anche di Bonucci e di Danilo. Vabbè, 6, loro sono entrati, hanno fatto il loro, hanno fatto la loro partitina. Danilo un po' nervosetto, tra l'altro, mi pare di vedere, però non mi sento di dare o insufficienze o voti particolarmente elevati per due giocatori che non hanno fatto gran parte della partita, se non i tempi supplementari.
E poi è entrato Cristiano Ronaldo, così a sorpresa, buttato nella mischia, che non ce l'ha risolta. Io ho letto oggi il titolo di apertura della Gazzetta, entra Ronaldo e lui si accende, la risolve lui. No, assolutamente no. È entrato Ronaldo perché non volevamo uscire, volevamo provare a fare un gol prima dei minuti di recupero, anzi dei minuti supplementari, cosa che non è riuscito a fare. E fine, ha fatto una prestazione, mi pare, normalissima da 6 in pagella. E invece parliamo di Rafià, che è il giocatore copertina, se vogliamo. Ieri in live abbiamo riso tantissimo perché, ve lo ripeto, l'impatto di Rafià a me non è piaciuto assolutamente. Appena entrato in campo l'ho visto anche un po' goffo. Più che altro l'ho visto abituato a voler saltare sempre l'uomo. Appena entrato io l'ho visto veramente voglioso di spaccare il mondo e di essere protagonista, di accarezzare il pallone, di provare il dribbling, di voler andare nell'uno contro uno. E un conto è farlo in Serie C, un conto è farlo in Serie A. Conto è farlo con la Juventus Under 23, conto è farlo con la Juventus prima squadra. Quindi questa è una differenza grande per un giocatore come lui. Poi ho visto che si è un attimino adeguato al contesto, ho detto bene, quelle cose che mi vengono discretamente in un campionato minore, magari un campionato maggiore, non funzionano. E quindi inizia a giocare per la squadra. E ha iniziato a passarla molto più spesso. Infatti, poi qualche passaggio l'ha fatto bene, qualche filtrante, qualche dialogata con Ronaldo. Poi un gol, che è un gol da mischia, non è assolutamente un gol da trequartista, da giocatore tecnico. Un gol da mischia. Ha avuto la fortuna e la bravura di essere lì e di segnare il gol. E quindi per me è bellissimo vedere un giocatore buttato nella mischia così che ti risolve la partita dopo che addirittura abbiamo dovuto inserire Cristiano Ronaldo, che non l'ha risolta, ma l'ha risolta lui. L'hai risolta tu, Rafià. Quindi è assolutamente una favola bellissima. Però ripeto, l'impatto iniziale di Rafià a me non era piaciuto. E ve lo sottolineo anche adesso: non è che se fa gol e mi risolve la partita di Coppa Italia, poi mi cambia tutta l'idea di quello che ho visto. Un giocatore molto acerbo, ma come tutti quelli che abbiamo visto, e avranno ovviamente il tempo e dovranno avere la bravura e la testa di rimanere concentrati perché sono di proprietà della Juventus. La Juventus sta iniziando a credere loro e farli giocare anche in prima squadra. Quindi adesso veramente tantissimo lavoro, tantissima concentrazione. Gli diamo 6 e mezzo, ma diamogli 7 proprio perché dobbiamo dare un po' di più ai giocatori giovani, i giocatori che poi te la risolvono addirittura. Quindi 7, pari a Morata e Kulusevski. I tre autori del gol gli diamo tutti e tre 7. Quindi è una favola bellissima. Vediamo se potranno continuare ad essere aggregati alla prima squadra. Ma io voglio dare 7 anche a Pirlo, perché al di là del fatto che la Juventus è rimasta deconcentrata, l'abbiamo detto, il secondo tempo è stato bruttissimo. Buttare così tanti giovani nella mischia, Rafià, Portanova, Dragusin, Wesley, insomma, quattro giocatori con quest'età ti cambiano completamente la fisionomia della squadra. E un conto è inserirle uno ogni tanto, invece, figa, quattro insieme, non è poco. Bravo, coraggioso. E se poi la squadra prende due gol per due disattenzioni, come abbiamo già detto, io non credo che possa essere colpa di Pirlo. E invece voglio premiare questo trend che abbiamo sempre più dimenticato nel corso degli anni. Eravamo abituati a comprare la star, 90 milioni per Higuain, 100 milioni per Ronaldo, 100 milioni per De Ligt. E invece ci sono anche dei giovani che vengono su, che si formano, che entrano in campo, che devono sudare, devono sognare la maglia della Juventus. E questo accade se un allenatore ha il coraggio di metterli in campo. Quindi bene, tutto bene. Io vedo più elementi positivi piuttosto che elementi negativi, proprio perché quella di ieri sera non era la Juventus e ci sono stati appunto questi test per dei giovani ragazzi che un domani potrebbero essere i grandi della Juventus. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, prepariamoci psicologicamente perché la partita con l'Inter non sarà per niente facile.